Giorni scorsi abbiamo approvato una delibera in giunta regionale proposta dall'avvocatura regionale per difenderci da un ricorso al TAR di una tal società. Io sinceramente l'avevo anche vista un po' passare senza averla approfondita. Poi dopo che è passata ho dato un'occhiata a cosa riguardava e riguarda un ricorso al TAR che la società Aurora, partecipata da Marche Multiservizi e richiedente i permessi per realizzare la discarica di Riceci, che ha fatto contro il genio civile della Regione Marche per opporsi a quelle che sono le considerazioni che il genio civile della Regione Marche ha posto in conferenza di servizi su quella discarica. Cioè, la cosa che io voglio porre in evidenza è che il genio civile Regione Marche ovviamente fa il suo lavoro tecnico nelle conferenze di servizi e pone sulle questioni che vengono messe, diciamo così, in evidenza, pone le sue considerazioni, le sue prescrizioni, non dice se va bene o se non va bene, pone le problematiche, in questo caso le problematiche che riguardano un dissesto idrogeologico presente su quell'area, delle frane, delle situazioni, diciamo, di bosco che non può essere sradicato per realizzare una discarica, tutta una serie di situazioni, ecco, le pone ed la ditta richiedente a quel punto deve portare delle sue controdeduzioni, come normale che sia in una conferenza di servizio. Bene, prima ancora di portare queste controdeduzioni ci fanno un ricorso al TAR. E sapete con quale motivazione? Perché le considerazioni e le indicazioni date dal genio civile Marche, secondo loro, danneggia la realizzazione della discarica e pone problemi e limiti alla realizzazione della discarica. Quindi come se il genio civile della Regione Marche dovesse essere, diciamo così, a disposizione di una società che pone, diciamo, una richiesta di questo genere. Ma qual è la cosa che mi fa più strano? E sinceramente la voglio denunciare, perché un conto è una società privata, fa il suo lavoro e ci può anche stare. Ma Aurora è partecipata da una società pubblica, da Marche Multiservizi. Anzi, nei patti parasociali c'è che quella società, una volta eventualmente ottenuti i permessi, sarà completamente acquistata da Marche Multiservizi. E allora a me fa strano che una società pubblica faccia un ricorso al TAR contro la Regione Marche, contro il genio civile, citando addirittura il presidente della Regione Marche come, diciamo, indirizzario di questo ricorso. Ecco, un ricorso al TAR di questo genere evidenzia in maniera, diciamo così, definitiva il fatto che la Regione Marche e il genio civile della Regione Marche ha fatto il suo lavoro. Non è pro o contro la discarica, ha fatto il suo lavoro tecnico e ha posto delle giuste questioni che vanno chiarite e vanno approfondite dalla società richiedente i permessi. Se questa società si fa ricorso al TAR, vuol dire che la Regione Marche ha fatto bene il proprio lavoro, ha messo in evidenza le criticità esistenti su quel territorio e si è opposta a quel tipo di soluzione. L'ultimo richiamo lo faccio ai proprietari di Marche Multiservizi, particolarmente al sindaco di Pesaro e al presidente della provincia. Cioè, voi dovete vigilare su queste situazioni, non è possibile mettersi in contrapposizione tecnica e politica con il genio civile della Regione Marche. Il genio civile della Regione Marche era il genio civile della provincia fino a pochi anni fa. Sono gli stessi dirigenti, sono gli stessi direttori, sono gli stessi funzionari che portano avanti il loro lavoro e devono vigilare sulla sicurezza dei territori, sul dissesto idrogeologico, sulle esondazioni dei fiumi, sulla difesa della costa. E se pongono delle problematiche alla realizzazione di un'opera, vuol dire che hanno le loro ragioni. E una società partecipata dal pubblico fa un ricorso al TAR contro queste considerazioni? Ecco, questa è la cosa che io voglio fortemente denunciare. Bisogna che a tutto questo la politica di questa provincia abbia un sussulto di dignità e ponga in qualche modo chiarezza su queste procedure. Non è possibile una situazione di questo genere.